Nando Dalla Chiesa ha scoperto la più folgorante definizione della legalità, grazie alla risposta di uno studente. Cos'è l'educazione alla legalità? Domandò Dalla Chiesa. L'educazione al conflitto fu la risposta. Nasce così il suo ultimo particolarissimo libro, La legalità è un sentimento, che prova ad aiutare gli italiani ancora in via di formazione, dilemma già vivo al tempo dell'Unità d'Italia, a divenire cittadini. Le idee, se sono buone, viaggiano in genere. Anche quelle cattive viaggiano, se sono inutili non viaggiano. E qui credo che siano delle idee buone, perché spiegano che la legalità non è fatta di norme, di leggi, di circolari, ma è fatta di grandi sentimenti che smuovono le persone. Nel libro La legalità è un sentimento, il lettore troverà una cassetta degli attrezzi per rimettere in discussione il proprio essere cittadino. Posso dire è il libro più pensato della mia vita, quello che si porta dentro una marea di esperienze che vanno dagli anni 80 e arrivano fino a oggi. Il conflitto è dappertutto, insegnare ai ragazzi più giovani quanto sia importante la legalità è garanzia che tutti possano esprimere i propri no nel modo più giusto. Insegna a passare attraverso i sentimenti. Prendere una poesia, come considero valore di Ari De Luca, proporla in aula, vedere gli occhi che si sgranano, che non c'è bisogno di dire molto perché si capisca che se il mondo fosse come è dipinto in quella poesia, saremmo assolutamente impermeabili alla mafia e alle organizzazioni criminali, è una grande esperienza. E allora da dove passano oggi le mafie? Oggi mi viene da dire passa da alcuni miti, il mito del successo a tutti i costi, il mito del potere anche a tutti i costi, dalla mancanza di rispetto verso gli altri, dal pensare che gli altri non siano titolari degli stessi diritti che abbiamo noi. Ma certo che quando il mondo gira in questo modo la mafia trova soltanto delle praterie da cavalcare. Per questo nel volume ruotano volti apparentemente distanti tra loro e spesso disobbedienti, da Pasolini a Eri De Luca.